Buongiorno a tutti, ben ritrovati a questo terzo e ultimo appuntamento del ciclo di webinar dedicato a contenuti digitali e accessibilità. Come sapete, appunto il ciclo prevedeva tre incontri. Abbiamo parlato degli errori più comuni che vengono compiuti solitamente sui siti della PA. Nel precedente incontro di come dialogare correttamente con le tecnologie assistive, nell'incontro di oggi vedremo gli errori più comuni relativi in particolare ai contenuti non testuali e al contrasto minimo necessario per garantire l'accessibilità dei contenuti a tutti. Abbiamo avuto già quattro relatori, oggi abbiamo due nuovi relatori che sono Pasquale Popolizio e Alessio Mantegna. E di cosa parleremo? Il programma lo conoscete, appunto avremo questi due interventi e affronteremo un argomento estremamente importante perché un aspetto molto rilevante dell'accessibilità riguarda la corretta esposizione dei contenuti. In merito alla loro fruibilità per le persone ipovedenti e non vedenti. In questo contesto, uno degli errori più frequenti è solitamente la mancanza di testo alternativo alle immagini, nonostante ormai i CMS più diffusi supportino i redattori nel corretto inserimento di queste informazioni. Un altro errore invece è quello relativo al contrasto di colore tra il testo e lo sfondo, quindi tra i contenuti testuali e lo sfondo su cui vengono visualizzati. In questo webinar verranno appunto analizzati questi due errori e verranno fornite indicazioni utili per poterli correggere. Come vi anticipavo, i relatori di oggi saranno Pasquale Popolizio e Alessio Mantegna, entrambi consulenti Agile, grandi esperti di accessibilità dei siti web, quindi sarà immagino come i webinar precedenti, sicuramente interessante e soprattutto molto operativo. Quindi vi invitiamo a fare domande anche specifiche sugli argomenti affrontati. Le domande verranno raccolte dal nostro staff e riproposte ai relatori al termine dell'intervento. Quindi, se i relatori non rispondono subito, non vi preoccupate, comunque abbiamo previsto al termine dei due interventi una sessione dedicata alle domande e risposte. Vi ricordo infine che il seminario fa parte del ciclo di webinar realizzati dal progetto Italia Login, la casa del cittadino, un progetto di Agide che sta realizzando in collaborazione con Formez PA. Io non voglio rubare ulteriore tempo ai relatori, quindi lascio la parola a Pasquale Popolizio per il primo intervento. Pasquale, aspetto di vederti in audio e video per sentirti in audio per lasciarti la parola. Prego, Pasquale. Grazie mille Gianluca, grazie mille a tutte e tutti che siete qui presenti. Come ha detto Gianluca prima, io mi occuperò per lo più del colore e Alessio si occuperà per lo più delle immagini. Andiamo direttamente al sodo. Mi piace iniziare questa presentazione con una definizione che circa oltre, anzi oltre 200 anni fa, ha dato Johann Wolfgang Goethe dei colori. Dovete sapere che Goethe, tra i tanti suoi bellissimi libri, ha scritto un tomo che poi vi farò vedere, che vi consiglio di acquistare e di leggere, che è La teoria dei colori. Nell'introduzione di questo volume c'è una frase bellissima che afferma che il colore è la natura conforme al senso dell'occhio. Sembra una banalità, invece non lo è, perché noi quando parliamo di colore parliamo sempre di esperienza e quindi il senso della nostra vista è, come dire, è conforme alla nostra esperienza, che è un'esperienza soggettiva, non è un'esperienza oggettiva. Questo è importante tenerlo a mente perché poi, come vedremo nel corso di questa mezz'oretta, noi abbiamo quello che dico sempre io, noi abbiamo un obbligo che non è soltanto un obbligo legale, ma abbiamo un obbligo morale, etico, sociale. Noi non dobbiamo realizzare siti web, applicazioni e documenti e app accessibili perché ce lo dice la legge. No, né tantomeno perché ce lo dice il dottore. No, noi dobbiamo realizzare tutte queste belle cose accessibili perché è giusto ed è
sacrosanto fare in modo che tutti i nostri colleghi, concittadini, tutte le persone possano accedere ai contenuti che noi realizziamo, sia per il web che per le app, che per la documentazione. Quindi non deve essere una cosa tipo, ah, però lo dice la legge. No, è perché non soltanto lo dice la legge, certo lo dice la legge, però è anche opportuno sapere che è un nostro, lo dobbiamo sentire come un dovere morale, perché badate bene che se può dire qualsiasi legge, qualsiasi codicillo, qualsiasi criterio di qualsiasi legge stanca o linee guida dell'AGID o del FORMEZ, se voi non credete veramente che il realizzare contenuti accessibili possa dare un senso alla vostra costruzione del web e della vostra comunicazione, non lo farete mai. Quindi è opportuno, come dire, capire che c'è un qualcun altro oltre lo schermo e che qualcun altro, come diceva e come ha sempre detto, Tim Berners-Lee, deve avere tutte le possibilità per poter costruire e accedere al web. È chiaro che noi stiamo parlando qua di regole, però, e quindi anche i criteri di successo delle WCAG 2.1. Sapete benissimo che sono, l'avranno spiegate sicuramente i miei colleghi precedentemente, quindi non sto qui a ricordarvi che cosa sono i criteri di successo sia di livello A, AA delle WCAG, che tutti i contenuti web delle pubbliche amministrazioni ai quali debbono soddisfare. Come dire, il mio ambito doveva essere soltanto il contrasto, però ragionando su questo, in quest'ambito mi è venuto spontaneo ampliare un po' il nostro ambito di riferimento, perché è chiaro, parlare di contrasto significa parlare prima di colore. E quindi non è un'uscita fuori campo, però mi piace anche introdurre qua anche altri due criteri di successo delle WCAG, e cioè il primo è l'141, che è l'uso del colore. Vedete, il criterio afferma che il colore non deve essere utilizzato come unica modalità visiva per rappresentare informazioni, indicare azioni, richiedere risposte o come elemento di distinzione visiva. Voi direte, e che significa? Significa che la prima cosa che bisogna fare, avere contezza, è che, vedete, alcuni anziani, gli utenti anziani, in questo modo possono vedere bene i colori. Gli utenti che soffrono di daltonismo beneficiano quando le informazioni trasmesse dal colore sono disponibili in altri modi visivi. E ad anche, per esempio, questi sono soltanto alcuni degli esempi, le persone che utilizzano display di solo testo a colori limitati o monocromatici possono accedere alle informazioni che dipendono dal colore. Vi faccio vedere subito qualche esempio che vi dà il senso. Vedete, sulla sinistra vedete esempio da evitare, sulla destra esempio corretto. L'esempio da evitare, per esempio, è fornire informazioni che possono essere decodificate soltanto mediante l'uso del colore. Ad esempio, perché vedete, questa decodifica può essere fatta soltanto se io poi, con l'esempio corretto, do la giusta variabile per decodificare il colore. Vi rendete conto? Perché, per esempio, nelle cose da fare io ho messo realizzare presentazione, commentare il documento, pubblicare il documento, ricevere altre informazioni. Ora, sicuramente tra i nostri 627 in questo momento partecipanti vi saranno sicuramente persone con ipovisione o con deficit visivo. Io ho utilizzato il verde,
per realizzare presentazioni, il giallo per commentare documento e un quasi arancione per pubblicare e ricevere altre informazioni. Se avessi utilizzato soltanto questa tipologia di pubblicazione, ci sarebbe stata una ovvia e evidente difficoltà a capire io che cosa intendevo dire. Se invece alla stessa tabella, ad esempio, aggiungo l'elemento che mi permette la decodifica di quel colore, faccio una cosa, come si dice in gergo, buona e giusta, perché se cose da fare, realizzare presentazione verde e scrivo stato realizzato, commentare documento giallo e scrivo posticipato e pubblicare documento, ricevo l'altra informazione, scrivo da realizzare, vi renderete conto che non ho fatto nient'altro che rendere più semplice la lettura e quindi il recepimento delle informazioni. Perché noi dobbiamo sempre metterci nei panni di chi legge, vede, sente, ascolta, cerca di fruire dei nostri documenti e delle nostre pagine web. Non dobbiamo partire dal concetto che qualcun altro deve, come dire, sforzarsi di capire. Voi direte: sì, ma tu hai messo un'altra colonna. Ho messo un'altra colonna, non fa niente, però do un senso sia di decodifica ai miei colori, sia do un maggiore aiuto alla lettura e alla fruizione del contenuto. Questo è ancora più evidente. Immaginiamo che questa sia una pagina web in cui, oppure un documento, un PDF, un Word, quello che volete, in cui è scritto in rosso gli eventi in presenza, in azzurro quelli sono online e in verde quelli in modalità ibrida. Vi renderete conto che vi è una oggettiva difficoltà a letteralmente non soltanto individuare, ma anche capire quello che sto dicendo. Perché, a parte il fatto, vedete, io ho creato anche come dire, un ciochetto, nel senso che ho messo prima nel testo rosso, poi l'azzurro e poi il verde, mentre dal punto di vista cromatico, in questi bottoni, ho messo prima il rosso, poi il verde e poi l'azzurro, quindi creando una complicazione in più. Non è così che si può ovviare alla comunicazione ottimale. Cioè, il concetto è non si deve lasciare al colore l'unica possibilità che ha l'utente di decodificare un'informazione. Si deve sempre aggiungere un'informazione supplementare, sempre se vedete che quell'informazione veicolata dal colore è l'unico, come dire, sistema che può essere utilizzato. Quante volte, per esempio, noi andiamo è capitato, per esempio, in ospedali, case di cura, oppure grandi università, eccetera, vedete all'inizio ci sono i colori e poi sul pavimento ci sono delle linee gialle, rosse, verde e blu che secondo loro uno dovrebbe seguire per andare verso la cosa che ha scelto. E purtroppo è sbagliato, non si fa così. Ma non è sbagliato soltanto per chi è ipovedente come dire, persone che vedono i colori in maniera differente da come li vedono tutti, oppure perché dovete sapere che poi vi farò vedere che ci so così come ho detto prima, che il colore è un senso soggettivo, dovete sapere che ognuno vede il colore in un modo differente. E quindi se tu mi dici all'inizio che devo seguire la striscia gialla, però vicino c'è la striscia
arancione o la striscia grigia e io poi mi devo ricordare che la striscia gialla va alle aule del laboratorio, mentre la striscia arancione va alle aule di scienza e tecnica, questo fatto obiettivamente non va bene. Quindi, le domande che ci si deve fare è: le istruzioni, indicazioni e informazioni date all'utente per comprendere e operare sui contenuti, di qualunque natura essi siano, sono fornite senza fare riferimento esclusivamente al colore? Vedete, poi qui ho scritto una frase. I link si distinguono chiaramente come tali. In questo caso, vedete, io ho opportunamente sottolineato perché è sempre cosa buona e giusta sottolineare i link, perché vedete, vi faccio vedere adesso che succede se io non sottolineo i link. Per esempio, nel primo paragrafo, vedete un esempio con solo colore senza sottolineature. E noi qua c'è l'azzurrino che si dovrebbe distinguere dal nero, invece non va bene così. Perché data la presentazione, data la comunicazione, data il video, dato il monitor, dato tutto, molto probabilmente quelle tre parole, link, si distinguono, non si distinguono proprio dal resto del testo. A maggior ragione, vedete, giù, se io tolgo il colore, quella piccola frase, i link si distinguono, non si distinguono proprio più. E quindi vi renderete conto che magari delle cose che vorrebbero essere tra virgolette belle, fashion, eccetera, non servono. Dobbiamo andare sul concreto. Quando Tim Berners-Lee ha inventato il web, ha inventato il link, cioè aveva una ragione per rendere evidente nel contesto il fatto che quella frase, quella parola rimandasse ad una risorsa sul web o su un altro sistema diversa da quella pagina. Quindi continuiamo ad utilizzare i link. Vi ripeto, non è perché lo dice Tim Berners-Lee o perché lo dice Pasquale o perché lo dice Levukag. Vi renderete conto che una cosa è vedere una frase così con i link si distinguono, e una frase invece, una cosa invece vederla così. Perché dobbiamo sforzare gli utenti? Come diceva il padre del mio più caro amico, era proprio necessario, sì, era proprio necessario fare la frase linkata senza sottolineatura. Pensateci bene ogni volta che pensate di volerlo realizzare. Adesso entriamo al contrasto minimo. Anche qui c'è tanto da dire. Il criterio che ci interessa sul contrasto minimo è quello relativo al 4.3, che afferma la rappresentazione visiva del testo ed immagini contenenti testo deve avere un rapporto di contrasto di almeno 4,5 a 1, fatta eccezione ai seguenti casi: testo grande, che il contrasto può essere di 3, testo non essenziale o logotipi. Vi faccio vedere subito degli esempi da prendere in considerazione e quindi da non copiare e da evitare. Guardate qui. Ah, vabbè, prima di tutto diciamo che cosa si intende per il contrasto minimo, perché voi direte: Pasquale, ho capito, il contrasto minimo deve essere 4,5 a 1, ma come viene quel 4,5? Viene fuori così. Cioè c'è un algoritmo ben definito da Levukag, dove L1 è la luminanza relativa, L2 è la luminanza relativa, uno del colore più chiaro e dall'altro del colore più scuro. Che si intende per luminanza relativa? È la luminosità relativa di qualunque punto in uno spazio colore,
normalizzata a 0 per il nero, più scura a 1 per il bianco, più chiaro. Come vedete, volevo passare oltre, ma non perché non è importante, perché voi ve la potete sempre andare a vedere, e infatti ho messo l'URL dove andare a recuperare nella traduzione italiana delle WCAG 2.1, perché è importante sapere che bisogna soddisfare quell'algoritmo e quell'elemento di contrasto. Ecco, guardate qua, sulla sinistra vedete un primo bottone che, allora, questi due esempi io li ho presi da, non vi dirò mai, nemmeno sotto tortura, due importanti comuni, dai siti web di due importanti comuni italiani. Il prima salta il contenuto, però leggo qua qualcuno che dice: l'esempio delle strisce colorate negli ospedali non è pertinente con la materia. Io trovo il funzionamento delle strisce molto efficace. Il loro utilizzo è stato da insigni architetti. Il discorso cambia completamente se i colori vengono utilizzati da programmi informatici per individuare diverse situazioni visualizzate su uno schermo 12x23. Io la domanda che faccio a Nicola Bianco è se le strisce colorate negli ospedali devono essere viste da persone anziane, persone ipovedenti. Mi spieghi tu come fa questa persona anziana e questa persona ipovedente a seguire le strisce? Io non voglio mettere in dubbio che insigni l'è scritto in tutto maiuscolo, quindi sicuramente saranno insigni architetti, però è chiaro che magari uno sforzo in più per dare la possibilità ad un ipovedente, ad una persona anziana che cosa deve seguire per andare verso un'aula o un ambito di un ospedale è cosa buona e giusta. Vedete, io non sto dicendo che quello è sbagliato, io sto dicendo che se magari si aggiunge un'informazione supplementare a quella modalità di comunicazione, va bene. Se si lascia soltanto alle strisce colorate, anche se sono immaginate da insigni architetti, la modalità di andare presso un luogo o ad un altro, purtroppo non si fa un buon servizio a tutta la comunità. Ok? I test di usabilità, un altro problema frequentissimo riguarda le trappole di navigazione da tastiera, qua sono presente nella home page degli enti locali. Sì, questo però vorrei capire che intendi tu per trappole, trappole di colore o trappole come dire, di funzionamento del tab oppure dei cursori. Se mi specifichi meglio, sarebbe l'ideale. Vi dicevo, salta al contenuto, sembra bello, invece se andiamo a utilizzare uno degli strumenti per verificare il contrasto, e dopo vi farò vedere quali strumenti utilizzare, non passa. Così come non passa nemmeno quest'altra indicazione, amministrazione trasparente. E sono vicini a 4, però non arrivano a 4,5. Sarebbe ottimale se fosse un carattere ampio e grande. Purtroppo, siccome è un carattere piccolo, non passa. Questo è importante, perché poi ne parleremo alla fine, in alcune considerazioni. Guardate qua, anche qui ho preso un esempio di un comune. Ho scritto il primo è l'esempio che esiste, è online, gare procedure in corso, è il colore CC6600 in esadecimali e non passa, se anche per poco non passa, è un errore. In basso ho fatto in modo di raggiungere il successo per questo contrasto e come vedete ho leggermente, leggermente modificato. Scommetto chiunque a verificare, magari su un monitor piccolo, su un cellulare, eccetera, la differenza che esiste tra gare e procedure in corso in alto e gare e procedure in corso
in basso, però esiste una leggera differenza e quella leggera differenza dà la possibilità di passare come dire, il criterio e nello stesso tempo maggiore possibilità agli utenti di fruire in maniera esatta dell'informazione. Però dopo lo vedremo dopo. Come si identifica il testo grande? Allora, il testo grande, te lo faccio vedere subito. Eccolo qua. Allora, vedi, io sono andato, dove sta? Io sono andato uno degli strumenti utili che vi farò vedere dopo. Lo strumento grande dovrebbe essere come dire, un maggiore di 18 punti, però il concetto qual è? Ogni browser ha una sua caratteristica. Ogni sistema operativo ha una sua caratteristica. Vi sono degli elementi di raccordo tra punti, pixel e valori relativi come può essere EM e REM. Quindi il concetto qual è? Utilizzate nel migliore dei modi questi strumenti che io adesso dopo vi farò vedere perché questi strumenti vi permettono di realizzare in maniera automatica tutte quelle, come dire, quei passaggi tra punti, pixel, M e RM, che invece dovrebbero essere realizzati in maniera proprio carta e penna e calcolatrice, che forse non conviene. Vi ripeto, il concetto è basta poco per realizzare un contenuto accessibile. Basta poco per passare da un colore all'altro e quindi superare, come dire, il criterio. Ci vuole soltanto un po' di buona volontà. Però ritorniamo dove stavamo andando. Ecco qua. Il contrasto in contenuti, non testuali, proprio per terminare la disamina sul colore. Nella presentazione visiva di contenuti non testuali, il contrasto deve essere almeno di 3.1 rispetto al colore e ai colori adiacenti. Vi faccio vedere subito degli esempi per andare sul concreto, degli esempi che io ho ripreso dall'EVCAG. Quindi sono, come dire, sempre accessibili alla vostra attenzione. Per esempio, sulla sinistra. Vedete, ho messo due serie di stelle. Questi sono due esempi che superano il criterio di successo perché il primo usa un riempimento solido per indicare uno stato di controllo che ha contrasto, mentre nel secondo rigo, oltre al colore, vi è anche un bordo più spesso. Sulla destra invece vi sono proprio due esempi che falliscono come dire, questi criteri. Perché il primo fallisce il criterio dell'uso del colore perché viene utilizzata la tonalità gialla e bianca vicino. E l'altro invece fallisce anche il criterio del contrasto non testuale perché il giallo sul bianco è 1,2 su 1. Oltre alle critiche mi becco anche un grazie Pasquale, Maria Morena, posso, non lo dico il nome, importante sottolineare che la differenza è lieve, giusto? È questione di capire che un problema esiste, porvi attenzione e voler trovare una soluzione. È giusto, è così, perché dobbiamo essere prima noi
coscienti del fatto che ci siamo davanti ad una responsabilità enorme. Tutto quello che comunichiamo deve essere fruito dai nostri interlocutori. Per esempio, lo vedete questo grafico? Anche questo è preso dalle WCAG. Questo fallisce completamente perché, a parte il fatto che per capire le proporzioni, a parte il fatto non vi è una indicazione come dire, della percentuale, del numero, eccetera, vi è, uno dovrebbe capire i contorni dei bordi, e in questo caso, dove sta scritto, vedete, Safari, quel giallo vicino a quel grigio Firefox, purtroppo non passa il famoso criterio del 3, famoso algoritmo del 3 a 1. E quindi questo non va bene. Vi faccio vedere quello non applicabile. Perché non applicabile? Perché vedete, vi è questa, come dire, è identico a prima, però c'è un fatto, cioè vi sono delle informazioni equivalenti. Quello che poi il mio collega Alessio vi dirà dopo, e cioè vicino alla parola Chrome o Other o Opera, Safari, eccetera, vi è quella piccola indicazione che dà il senso, 47%, 5%, 20%, eccetera. Questo invece passa completamente perché vi è, come vedete, le varie fette di torta sono, come dire, sono staccate tra di loro, e tra l'altro ha quella gialla che teoricamente, praticamente non passerebbe nei confronti del bianco, gli è stato messo un bordino nero. Vedo un'altra domanda. A parità di codice colore, il contrasto minimo cambia a seconda del dispositivo usato, PC o smartphone? Allora, sia il PC, scusate, sia il PC che lo smartphone hanno il video. Ormai tutti come dire, tutto il monitor, tutti i monitor sono praticamente, si può dire, quasi identici. Prima, una volta esistevano quelli là a LED a diodi verdi, eccetera. Però io penso che qua c'è un'altra come dire, valenza di questa domanda, e cioè se io realizzo contenuti per il desktop, in qualche modo devo modificarli per il mobile e per lo smartphone oppure per altri device? Devo sempre controllare. Ora qui non è il caso, però voi sapete meglio di me che c'è anche la verifica dell'accessibilità delle app, quindi teoricamente si dovrebbe agire anche in quell'ambito, però il concetto di contrasto non, come dire, non cambia tra l'uno e l'altro, assolutamente no. Andiamo avanti. Vi faccio vedere gli strumenti utili. Abbiamo gli ultimi 5 minuti, li utilizzerò al meglio. Il primo che vi faccio vedere è il contrast checker del Web Accessibility Mind dell'Institute of Disability Research del Utah State University. Andate su questa pagina, potete inserire i vostri codici background, cioè il primo piano e dello sfondo, e automaticamente avrete la possibilità di vedere se letteralmente passa il criterio. Così come vi ho fatto vedere quelle schermatine, io le ho riprese da questo strumento realizzato, che è liberamente scaricabile. È realizzato da The Pacello Group, e che è il Color Contrast Analyzer. Questo è utile anche per vedere, guardate qua, per fare delle simulazioni
di come tutti i nostri simili umani possono accedere alle informazioni che mettiamo sul web, sui nostri documenti. Perché vedete, non fa nient'altro che delle simulazioni a secondo delle tipologie di visioni che hanno tutte le persone. E come vedete, sono varie, sono differenti e quindi bisogna fare sempre attenzione. Questa è una pagina che vi permette di subito vedere come funziona la stessa pagina, un sito web con, per esempio, senza colori. Questa invece, sempre per dare la possibilità di controllare le diverse differenti modalità di visione. Anche qua io vado veloce perché poi avrete tutta la possibilità di scaricarvele e vedervele, di vedere come letteralmente gli altri, tutti quanti noi, vediamo alcune immagini. Andiamo avanti. Non vi dimenticate di acquistare della teoria dei colori, o meglio, fatelo prestare, leggetelo in ogni caso. Andate in biblioteca e ve lo fate prestare. L'ultimo strumento che vi prego di utilizzare è questo, il buon senso. Senza di questo non andiamo da nessuna parte. L'ultimo minuto per una riflessione. Vi ricordate quando vi ho fatto vedere questo e vi ho fatto capire che basta un poco di differenza di colore per passare o meno il criterio e quindi per avere la certezza più o meno che tutti quanti possano accedere alle informazioni che veicoliamo. Bene, circa nel 1988 Renault, per esempio, pubblicò questo manuale di norme immagine e marche. Non esisteva ancora il web, però loro già avevano inteso che bisognava dare delle indicazioni dal punto di vista della norma grafica e dei colori. Ora, vedete qua pagina di questo manuale vi è anche la possibilità di vedere come utilizzare il marchio Renault, il logo Renault su sfondi differenti. Allora, la riflessione che vi pongo nel momento in cui vediamo quest'ultima slide è: nel momento in cui, e questo lo dico anche a chi lavora come freelance per privati, grandi aziende, piccole e medie imprese, eccetera, quando si realizzano le norme grafiche, si deve prendere in considerazione anche il fatto che quei colori che vengono utilizzati devono essere ben comunicati e fruiti sul web, perché non si può immaginare di fare un'identità di marca e visiva di una grande azienda o di una organizzazione, di un'associazione, e poi ci si dimentica che quei colori devono essere anche utilizzati sul web. Perché se prima non era un elemento distintivo, adesso il web rappresenta un elemento, come dire, non dico principale, però importante della comunicazione di un'impresa. Lo strumento di ausilio AccessiWeb può essere utilizzato? Alcuni nostri studenti lo hanno valutato positivamente. Tutti gli strumenti. Allora, il concetto qual è? Questo strumento qua entra nel merito di modificare l'impostazione di una pagina e di un sito web, di una pagina, eccetera, per modificarla a suo piacimento. Il concetto qual è? Voi potete utilizzare tutto quello che volete, però a me preme sottolineare quello che ho detto all'inizio, e cioè noi abbiamo una responsabilità. Noi come comunicatori e come comunicatori per la pubblica amministrazione abbiamo una grande responsabilità, dobbiamo comunicare al meglio, non dobbiamo passare la palla all'utilizzatore e dire ok,
Te la vedi tu come fruire di questo contenuto? No, dobbiamo essere noi che dobbiamo avere uno scatto d'orgoglio e di etica e di socialità e dire noi dobbiamo realizzare al meglio i nostri contenuti. Non dobbiamo, come dire, perché vi ho fatto vedere che è semplice, basta poco modificare leggermente un colore, mettere un sottolineato ad un link. E quindi tutto quello che possiamo fare noi per comunicare al meglio lo dobbiamo fare. Poi, se ci sono altri ausili, va bene, però noi abbiamo la responsabilità, chi crea ha la responsabilità di creare al meglio i contenuti del web. Io avrei terminato anche perché vorrei passare la palla al mio collega Alessio Mantegna che si occuperà invece dell'accessibilità delle immagini, diciamo così. Grazie. Buongiorno a tutti. Inizierei subito, diciamo, con le slide per introdurre l'argomento. Ringrazio a tutti per aver partecipato. Sì, io parlerò su come rendere accessibili i contenuti non testuali. Farei, diciamo, una piccola introduzione per quanto riguarda le WCAG 2.1 e i criteri di successo. Io tra l'altro ho partecipato insieme ad altri colleghi alla traduzione in italiano delle WCAG 2.1. Vi consiglio comunque di dare un'occhiata alle WCAG, capire come sono organizzate per farsi un po' un'idea, diciamo, di tutte quelle che sono i criteri di successo che vanno rispettati. Per quanto riguarda il rispetto di cioè quanto previsto dalla legge, si fa riferimento al livello A e AA, per cui diciamo, troverete tutto nelle WCAG. Nel nostro caso facciamo riferimento al primo principio. Nelle WCAG ci sono indicati i quattro principi che sono percepibile, utilizzabile, comprensibile e robusto. Nel nostro caso facciamo riferimento al principio 1, percepibile. Di conseguenza le informazioni, i componenti dell'interfaccia utente devono essere presentate agli utenti in modi in cui essi possano percepirli. In particolare poi la linea guida di riferimento è la linea guida 1.1, alternative testuali. Per cui qualsiasi contenuto non di testo deve essere fruibile, deve essere trasformato in forme fruibili secondo le necessità degli utenti, come stampa a caratteri ingranditi, braille, sintesi vocali, simboli o un linguaggio più semplice. Io in questo caso, diciamo, porrei l'attenzione perché comunque gli strumenti a disposizione sono veramente tanti per gli utenti, diciamo, tenderei a porre l'attenzione sulla sintesi vocale per capire, diciamo, l'importanza di quello che si inserisce o che non si inserisce all'interno di una pagina web. Come dirò adesso, diciamo, guarderemo un po' di slide e cercheremo di capire insieme. Le alternative testuali, per esempio, sono importantissime, ma bisogna capire perché sono importanti. Ci sono tanti punti di vista da prendere in considerazione. Io vorrei, diciamo, far capire, cioè per esempio un utente non vedente, cosa, diciamo, cosa riesce ad avere da un'alternativa testuale. Andiamo poi, diciamo, al criterio di successo di riferimento, che è l'1.1.1, contenuti non testuali. Cosa afferma questo criterio di successo? Tutti i contenuti non testuali presentati all'utente hanno un'alternativa testuale equivalente che serve allo stesso scopo. In questo caso noi porremo maggiore attenzione proprio alle persone non vedenti, come avevo anticipato. Ma cos'è il testo alternativo? Il testo alternativo è un sostituto testuale del contenuto non testuale,
per esempio nelle pagine web o nei documenti PDF. All'interno del criterio di successo si fa riferimento, diciamo, a diversi elementi disponibili, diciamo, nel web. Noi tenderemo a concentrarci in particolare sulle immagini, anche perché per quanto riguarda i redattori è la cosa secondo me più rilevante. Poi farò ulteriori esempi anche ad altri, magari qualche altro elemento, però sicuramente, diciamo, le immagini sono purtroppo, diciamo, ancora oggi un problema, perché quando in Agit, per esempio, facciamo le analisi di accessibilità, i monitoraggi ancora risultano parecchi problemi relativi ai testi alternativi alle immagini. Ecco, a cosa servono allora le alternative testuali? Un esempio, un utente non vedente utilizza un lettore di schermo. Qui legge una domanda: se un'immagine è solo decorativa può essere omessa per il dono? Sì, esatto. Comunque affronteremo, diciamo, nelle prossime slide proprio questo aspetto. Per cui, diciamo, tendo, prima di tutto, cioè, vorrei presentare l'importanza delle alternative testuali e perché è importante inserirlo. Le alternative testuali vengono, per esempio, lette dai lettori di schermo. Cioè, annunciano testo alternativo al posto dell'immagine, aiutando gli utenti con disabilità visiva o cognitiva a percepire il contenuto e la funzione delle immagini. Grazie al lettore di schermo, gli utenti non vedenti possono usufruire delle informazioni che vengono comunicate tramite le immagini. Quali sono gli screen reader più utilizzati? Sicuramente JAWS, NVDA e VoiceOver. Saper utilizzare un lettore di schermo è importante, vi posso dire per esperienza, avendo partecipato a diversi test anche con utenti non vedenti, non tutti gli utenti utilizzano il lettore di schermo al 100% utilizzando tutte le funzionalità messe a disposizione dal lettore stesso. Come tutti gli utenti, esistono utenti più, diciamo, che conoscono maggiormente lo strumento e utenti che conoscono meno lo strumento. Ma come funziona il lettore di schermo in linea di massima, ovviamente? Il lettore di schermo legge i contenuti da sinistra a destra, i contenuti della pagina web, per esempio, da sinistra a destra e dall'alto in basso. Per cui voi vi dovete immaginare una lettura di tutti gli elementi presenti. Cioè nell'ordine che vi ho detto. Vi è anche comunque la possibilità da parte degli utenti di poter saltare fra le informazioni. Cioè esistono dei comandi che, se conosciuti dall'utente stesso non vedente, che l'utente può utilizzare per saltare fra gli elementi, per esempio fra le intestazioni, fra i paragrafi, e di conseguenza saltare fra tutti i contenuti che stanno all'interno. È importantissimo perché considerate che se un utente si ritrova delle immagini che non hanno un testo alternativo, si troverà ad avere una serie di informazioni poco rilevanti, di conseguenza sarà costretto ad ascoltare il lettore di schermo che ripeterà magari in continuazione grafico, 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 per cui immaginate una pagina che ha una serie di immagini e dei testi, diciamo, poi descrittivi. Magari se l'utente non inserisce, se chi produce il contenuto non inserisce il testo alternativo, o lo inserisce errato, lo vedremo, rischiamo di costringere gli utenti, anche magari coloro che sono meno skillati nell'utilizzo dello strumento, a dover sentire contenuti poco rilevanti, come grafico, grafico o il nome del file. Qui leggo il codice in maniera sequenziale, non è detto che corrisponda all'impaginazione grafica. Esatto, non è detto che sia quello. Legge il contenuto, cioè quello che fa il lettore di schermo, legge il contenuto, diciamo, che c'è all'interno del codice HTML. Poi, ovviamente, il codice HTML può essere visualizzato in un certo modo o in un modo differente utilizzando i fogli di stile, il CSS. Però
Il lettore di schermo permette proprio questo, di leggere i contenuti e aiutare, diciamo, chi cioè non vede a poter usufruire fruire delle informazioni. Per cui, ecco, cioè, perché vi sto presentando questo? Perché voglio, cioè, trasmettere l'importanza dell'inserimento dell'alternativa testuale, proprio perché gli utenti che utilizzano gli strumenti, per esempio i lettori di schermo, se non hanno, diciamo, se non si ritrovano dei contenuti inseriti correttamente, sono magari costretti ad ascoltare ripetizioni di contenuti assolutamente non utili. Per cui io, cioè, immaginate, un utente non vede la pagina, non sa come è strutturata, utilizza il lettore di schermo e si continua, diciamo, e continua a sentire magari grafico, 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 intervallato da alcuni paragrafi, senza, diciamo, potersi anche farsi un'idea del contenuto che sta leggendo. Benissimo. Sempre per andare incontro ai redattori, ho pensato, diciamo, di sì, rispondere alla domanda: chi utilizza il lettore di schermo? Gli utenti, per esempio, attraverso, cioè, scusate, chi utilizza i testi alternativi? Gli utenti, per esempio, attraverso l'utilizzo di un lettore di schermo. Ma l'utente che produce i contenuti, per cui il redattore, come fa a inserire questi contenuti? Ormai, diciamo, c'è la maggior parte dei siti web, diciamo tutti, sono gestiti mediante un CMS, che cosa significa CMS? Significa Content Management System, per cui un sistema di gestione dei contenuti, per cui l'aggiornamento delle pagine viene ormai effettuato in modo dinamico. Per esempio, quali sono la maggior parte, diciamo, dei CMS open source? Poi ci sono quelli ovviamente non open source, però quelli open source, per esempio, sono WordPress, Joomla e Drupal. Questi, diciamo, quelli più utilizzati. Il testo alternativo, per esempio alle immagini, può essere inserito all'interno del back office del CMS, per cui ormai la maggior parte dei CMS hanno dei tool che permettono, diciamo, l'inserimento dei testi alternativi, per cui il redattore che carica un'immagine all'interno di una pagina web si ritroverà una serie di campi all'interno del back office del CMS. All'interno potrà inserire, per esempio, l'immagine e il relativo testo alternativo. Attenzione, che in alcuni casi CMS, se non inserite nulla, può inserire di default, non è detto che lo faccia, bisogna poi vedere come è stato settato il CMS, potrebbe inserire il nome dell'immagine, il nome proprio del file dell'immagine. Per cui immaginate un'immagine che non abbia un nome orientato all'utente, ma abbia per esempio un codice alfa, un numero come nome d'immagine, come può capitare, diciamo. Poi, diciamo, dovremmo anche discutere sul fatto che le immagini debbano essere nominate in modo corretto. Però, se non sono nominate in modo corretto, si rischia di inserire all'interno di un campo in automatico. Ecco, qui leggo il classico IMG, esatto, IMG 2022, per esempio, una cosa del genere, come indica Antonio Mauro, e far leggere al lettore di schermo, che vi ho presentato prima, un contenuto di questo tipo, assolutamente non utile. Per cui, quando inseriamo l'immagine all'interno del CMS, dobbiamo, ecco, capire bene quello che stiamo facendo. Perché diciamo, sì, vabbè, l'alternativa testuale è semplice, basta inserirla, ma dobbiamo capire bene cosa stiamo facendo e che informazione stiamo passando agli utenti che poi sentiranno quell'informazione mediante un lettore di schermo. Il CMS negli ultimi anni, offre anche, diciamo, dei tool che permettono di inserire dei contenuti all'interno, diciamo, del campo
testo alternativo, anche automatici. Ora vedremo nelle prossime slide come utilizzarli al meglio. Ecco, però quello che voglio far passare anche è che il CMS può offrire tutte le funzionalità che vogliamo automatiche, ma non potrà mai svincolare chi aggiorna il sito dalle conoscenze tecniche di programmazione. Cioè, scusate, potrà svincolare dalle conoscenze tecniche di programmazione, ma non di HTML e accessibilità. Cioè, ovviamente l'utilizzo di un CMS permette di non dover sviluppare manualmente il codice, ma sicuramente non può sostituire le vostre competenze di HTML e accessibilità, perché quelle sono quelle del redattore che permettono di generare contenuti accessibili. Ritornando vedete adesso la mia slide, errori comuni, uso degli strumenti automatici, come leggevo che non stanno scorrendo. Ok, esatto, sì, solo per accertarmi che si vede. Tornando al discorso strumenti automatici, per esempio, vedete qui uno strumento automatico per la generazione dei testi alternativi per le immagini. Questi strumenti, per esempio, ci permettono di generare contenuti automaticamente, per cui non solamente il fatto di prendere il nome dell'immagine e inserirla all'interno del campo, ma generare un contenuto e inserirlo all'interno del testo alternativo dell'immagine. È utile, sicuramente è utile. Però bisogna stare attenti a cosa viene generato, perché se questo, diciamo, fa pensare al redattore di non dover curarsi dell'inserimento del testo alternativo, ecco qui questo può essere un grave errore. Perché se per un'immagine all'interno del contenuto viene inserito un testo poco significativo, ora vedremo una serie di esempi. Allora, ovviamente, l'alt, magari, che è l'attributo che viene inserito all'immagine, cioè dal punto di vista del codice, per cui l'attributo alt, che ha un testo poco significativo, è come se non l'avesse. Sempre per quel discorso iniziale che vi dicevo, l'utente che utilizza i lettori di schermo deve avere un'utilità nella lettura di quel contenuto, altrimenti è meglio che non ci sia nulla associato, o almeno non sia, cioè sia presente un attributo alt vuoto. Ci arriveremo a questo. Ecco, queste sono, diciamo, informazioni un po' più tecniche, diciamo, per quanto riguarda il testo alternativo, nel senso l'attributo alt, però cercherò ora, poi nelle prossime slide, di farvi alcuni esempi. Per cui il concetto è: gli strumenti automatici possono essere utilizzati? Sì. Possiamo demandare la creazione del contenuto totalmente allo strumento automatico? Assolutamente no. Qui c'è Marcella Librando, dice: dobbiamo pensare che la descrizione sia una sorta di didascalia o una descrizione più dettagliata. Arriverò questa. In una slide indicherò proprio, cioè, risponderò proprio a questa informazione. Esatto, sì, anche per quanto riguarda il testo, l'alt vuoto quando l'immagine è decorativa. Però, ecco, cerchiamo di seguire le slide. In questo momento vi sto dicendo, gli strumenti automatici possono essere utilizzati? Sì, ma dobbiamo sempre verificare quello che viene generato e se deve essere inserito o meno un testo alternativo. Ecco qui abbiamo alcuni errori comuni. I testi alternativi per le immagini. Valorizzare correttamente l'attributo alt dell'immagine deve descrivere ciò che l'immagine stessa rappresenta nella comprensione del contenuto globale della pagina. Esatto. Se l'immagine è puramente decorativa, cioè non è influente per la comprensione del contenuto, l'attributo alt deve essere lasciato vuoto. Ecco poi quello che
avevate chiesto prima, per cui se l'immagine è decorativa, come dobbiamo comportarci? Dobbiamo lasciare l'alt vuoto, ma perché dobbiamo lasciare l'alt vuoto? Perché, come ricollegandomi alla slide precedente, il lettore di schermo, quando incontra un alt vuoto, non legge l'immagine, per cui evita di ripetere un'informazione, una parola, una descrizione poco utile. Alt vuoto vuol dire non mettere nulla, o mettere uno spazio. No, alt vuoto significa non mettere nulla all'interno. Per cui cioè non viene messo nulla, il lettore di schermo non legge nulla. Attenzione, l'alt vuoto va inserito, cioè ci deve essere l'alt e deve essere reso vuoto all'interno del codice, ma ci deve essere. Perché in questo modo il lettore di schermo è in grado di capirlo, questo per rispondere anche alle ultime domande. In caso di alt mancante viene letto il nome del file immagine, esatto. Quello che può accadere, poi bisogna vedere come viene settato anche il lettore di schermo, eccetera, quello che può accadere è che non inserendo poi nulla viene letto il nome dell'immagine, cosa abbiamo visto poco utile. Cioè l'attributo alt non deve essere valorizzato con testi. Non c'è il rischio che se si lascia vuoto. No, non c'è il rischio. L'alt vuoto, l'alt presente ma vuoto, non è un errore di accessibilità. Attenzione, è un errore di accessibilità se invece il contenuto andrebbe inserito, ma ci arriviamo. L'attributo alt non deve essere valorizzato con testi generici non significativi, esatto. Per cui è inutile che io inserisco in un testo alternativo la parola immagine, img, foto generica, perché non ha alcun senso. Immaginate nuovamente un utente di lettore di schermo che si senta ripetere in continuazione immagine, immagine, immagine senza nessuna informazione aggiuntiva. L'attributo alt non deve essere valorizzato con altri contenuti di destinazione già presenti. Esatto, capita spesso che si prendano parti di contenuto o prima o dopo l'immagine e inseriti all'interno. Anche in questo caso non c'è nessuna utilità. Allora, non è facile, diciamo, gestire e capire qual è il contenuto migliore per quell'immagine. Bisogna un attimo riflettere e capire se fornisce un'informazione aggiuntiva o se non la fornisce. Ecco qui un esempio, per esempio. Qui abbiamo questa immagine. Considerate, ecco, il contesto. Un articolo parla dell'ingresso di una nuova professionista in un gruppo di lavoro di un'organizzazione. Il coordinatore Mario Bianchi accoglie Francesca Rossi. Testo alternativo errato, immagine di persone al lavoro. Qua stavo leggendo, ci sono delle domande. Non c'è il rischio che se si lascia vuoto venga segnalato errato? No, non. L'alt vuoto, se ha l'alt, se ha l'attributo alt, non viene letto dal lettore di schermo. Come ho già detto, ovvio che se poi l'immagine fornisce l'informazione, un'informazione aggiuntiva, allora comunque andrebbe inserito. Il coordinatore Mario Bianca accoglie Francesca Rossi. Testo alternativo errato, immagine di persona al lavoro. Allora, qui. Leggo chi dice effettivamente, ma in questo caso l'immagine non aggiunge nulla al testo. Può anche essere, per cui dovremmo avere un esempio con un articolo, per cui diciamo strutturato, e l'immagine. Qui io cerco di darvi, diciamo, un input più che altro per quanto riguarda il fatto che la generazione di contenuto automatico è errato. Per cui se voi per esempio prendete un'immagine del genere, è utilizzato un tool di generazione automatica, al 90% l'immagine che vi darà è immagine di persone attorno a un tavolo o immagini di persone al lavoro.
Sarà sicuramente errato quel testo alternativo dello strumento automatico. Dobbiamo noi capire se l'immagine serve al contesto e dare un'informazione utile al contesto. Ecco, sì, per quanto riguarda la domanda di Francesco Sivero, le immagini decorative non dovrebbero fare parte dello stile e non dovrebbero far parte dello stile. Esatto, ora poi vi darò alla fine degli esempi. Qui, quando possibile, le immagini decorative dovrebbero essere caricate come background in CSS. Per cui io posso caricare le immagini tramite il CSS come background, come sfondo, e di conseguenza l'immagine non viene. Non viene, diciamo, vista dal lettore di schermo. Buone pratiche per i testi alternativi dell'immagine. L'attributo alt dovrebbe in genere essere accurato ed equivalente nel rappresentare contenuto e fruizione. Essere conciso, non essere ridondante. O fornire la stessa informazione del testo vicino all'immagine, non includere frasi come immagini di o grafica di. Esatto, non ha alcun senso inserire immagine di perché comunque il lettore di schermo già identifica l'elemento come immagine. Per cui essere accurato, essere conciso, non essere ridondante. Andrei avanti perché abbiamo solo 7 minuti e volevo affrontare un altro errore che secondo me è importante, che forse era anche stato accennato prima da qualcuno di voi. Nel caso di immagini che necessitano di testi alternativi più lunghi, per esempio i grafici, come ci comportiamo? Allora, quello che mi capita spesso, vi assicuro, nelle analisi di accessibilità da anni e anni, è trovare nei testi alternativi intere descrizioni dei grafici, cosa assolutamente errata. L'alt deve essere breve, conciso. Ci sono altri strumenti che devono essere utilizzati per fornire le informazioni. Il collega Pasquale faceva vedere prima un grafico a torta. Il grafico a torta può aver necessità di una spiegazione dello stesso grafico o a barre, come in questo caso, come ho inserito io. Per cui si inserisce un alt breve sull'informazione che viene fornita da quel grafico, se necessario, sempre il discorso in relazione al contesto, ma poi la descrizione del grafico deve avvenire o mediante una tabella dati accessibile, per cui subito sotto inserisco una tabella dati accessibile con, mi raccomando, le intestazioni, il collegamento fra l'intestazione e la cella del dato. Oppure un paragrafo descrittivo sotto l'immagine, o in una pagina web separata linkata dalla pagina con l'immagine stessa. Per cui è questo il modo per gestire i grafici. Non sicuramente inserire dei testi alternativi lunghissimi all'interno dell'alt dell'immagine. Mi sembra di aver risposto ad alcuni sì, a fini SEO, sì, a fini SEO l'alt è importante, per cui va inserito, rientra diciamo fra quello che Google considera per esempio come uno dei fattori importanti per quanto riguarda l'indicizzazione. Ecco, altri suggerimenti. Per esempio, nel caso di immagini decorative, ti consiglio di caricare le immagini come sfondo, ecco quello che già dicevo prima, per cui abbiamo la possibilità di utilizzare questa modalità. Quando le immagini sono decorative, possiamo farlo. Nel caso di immagini di logo aziendale o logo dell'amministrazione, non è ed è, attenzione, un'immagine non caricata tramite CSS, ma è un IMG, un'immagine proprio inserita nel codice HTML, non inserite la parola logo, non è necessario, anche questa è ripetitiva. Quando le immagini di sfondo presentano contenuto, tale contenuto deve essere reso accessibile all'interno del markup della pagina. Per esempio, nel caso in cui
un'icona PDF, cioè PDF in un link. Però ecco, quando si decide di utilizzare per esempio un'icona per indicare che quel link è un PDF e si decide di caricare quell'icona tramite gli stili CSS, si può ovviamente fare, va bene, però bisogna sempre inserire l'alternativa, per cui un testo nascosto a chi vede ma visibile al lettore di schermo che indica che quello è un documento PDF che magari ha un determinato peso, per cui 2,5 KB, 100 KB, per esempio, e se si apre una nuova finestra, inserire apertura in una nuova finestra. Anche sui gadget va evitato il testo alternativo, va riportato la tabella accessiva. L'esperienza web di un non vedente che sente mille descrizioni senza info aggiuntive. Poco usate. Sì, ma cioè, il discorso è saper bilanciare l'informazione che sta nell'alt, che deve essere breve, e invece la descrizione del grafico in una tabella, per esempio, o in un paragrafo. Altri suggerimenti, cioè nel caso di immagini che sono inserite in un link, ecco, questa è una cosa che volevo dirvi, è necessario verificare se oltre all'immagine è presente un testo chiaro. Spesso capita che ci siano immagini inserite all'interno di link senza altro testo all'interno del link. Io lo sconsiglio, consiglio sempre di inserire l'immagine e comunque un testo all'interno del link. In questo caso, in base al contenuto, alla destinazione del link, se è presente solo l'immagine, si dovrà inserire un alt per informare l'utente. Io comunque sconsiglio di fare questo. Meglio inserire l'immagine, cioè, all'interno di un link con un testo relativo proprio al link. Altra cosa da evitare, secondo me, è utilizzare un'immagine all'interno dei pulsanti di form. Almeno ormai c'è la possibilità di formattare i pulsanti come si vuole, per cui consiglio veramente di evitare l'utilizzo di pulsanti grafici all'interno di form solamente con immagine. Conclusioni. Cioè il tempo è quasi praticamente scaduto. Sì, purtroppo gli errori di accessibilità legati alle alternative testuali sono ancora tanti. Sono ancora tanti, li troviamo spesso, molto spesso durante i monitoraggi effettuati per Agit. E non solo purtroppo a livello italiano, ma anche in altre ricerche a livello mondiale, per esempio WebAIM pubblica una serie di ricerche, potete andare a vedere nel sito di WebAIM, che ancora la mancanza di alternativa testuale alternative testuali errate sono degli errori parecchio frequenti. Quello che è necessario, secondo me, è che ci sia sempre una formazione continua dedicata ai redattori, che possano così incrementare, migliorare le competenze necessarie di accessibilità web. Ricordate sempre che seguire le linee guida di accessibilità permette di migliorare la fruizione di contenuti da parte di tutte le tipologie di utente. Per cui dobbiamo noi sapere che cioè, seguendo queste regole e ponendo attenzione e anche buonsenso, come diceva Pasquale, riusciamo veramente a migliorare la fruizione dei contenuti web per tutti. Io avrei terminato, ora magari possiamo anche rispondere alle domande, se c'è qualche altra Grazie. domanda. Grazie Alessio. Allora a questo punto invito anche Pasquale a riattivare microfono e webcam e dedichiamo quest'ultimo quarto d'ora alle numerosissime domande che sono arrivate. Avete già risposto a molte, però ce ne sono ancora alcune, abbiamo il tempo per rispondere. Vi lascio la parola, le trovate nell'area riservata. Prego. Sì, Allora comincio io così vai tu. finisco la. Dunque, prima di tutto ringrazio Laura,
non so se posso dire pure i cognomi, eccetera, quindi ringrazio Lao, e che mi dice l'estensione di 7 Pro mette a disposizione diverse visualizzazioni dei colori cambiando i colori. Sì, giustissimo. E infatti anche quella è un'ottima opportunità per verificare come dire, la differente fruizione dei colori. Giustissimo anche quello che dice Silvia, che WebAIM mette a disposizione anche l'estensione per Chrome. Infatti io la utilizzo tantissimo, quello di Wave, si chiama Wave, quella di WebAIM. E Corrado che conferma che non credo possa esistere nessun insigne qua, insigne degli architetti, anche se potrebbe essere il capitano della nazionale, no, della nazionale del Napoli. La percezione dei colori relative. Il concetto è sempre più che media e modalità, più modalità utilizzo per raggiungere il mio contenuto, più persone posso fruirne. Giustissimo, perché questo è l'elemento fondamentale del web. Ricordate quando esistevano soltanto i browser? Il primo Mosaic aveva soltanto la possibilità di testo. Poi, quando ci fu la possibilità di mettere le immagini, tutti quanti mettevano le immagini e letteralmente a un certo punto la rete internet andò in bambola, perché i nostri modem all'epoca erano 24, 58, 26, mi ricordo, erano 28, 56 ed erano lentissimi e quindi non si riuscivano a scaricare le immagini. Poi vorrei rispondere ancora più puntualmente ad Andrea, che mi aveva chiesto cosa si intende per testo normale e testo grande. Ho fatto un po' di, come ti dicevo prima, di controlli incrociati tra punti, pixel, eccetera. Si può dire in grandi linee che per testo grande è generalmente definito come 14 punti, in genere intorno ai 19 pixel. Per testo bold, quindi grassetto, oppure 18 punti, che è generalmente, tipicamente intorno ai 24 pixel per il testo largo. Quindi questo per il fatto che se l'algoritmo doveva essere il contrasto doveva essere 4,5 oppure 3,1. Se vi sono altre domande, potete mandarle sia alla redazione di Formez PA che alla mia email. Grazie ancora di aver fruito di questo webinar. Ok, allora andrei io, Pasquale, partirei io con le domande. Anche io ringrazio tutti per l'organizzazione, ringrazio anche i presenti, coloro che hanno partecipato al webinar. Allora, c'è il primo errore, non c'è il rischio che se si lascia vuoto venga segnalato errore dal punto di vista dell'accessibilità. Qui è in relazione al contenuto che noi vogliamo, cioè che abbiamo all'interno. C'è la possibilità, come ho detto, di lasciare l'alt vuoto. Questo significa che l'immagine viene considerata decorativa dal lettore di schermo e di conseguenza non letta. Per cui qui sta a chi produce il contenuto decidere se quell'immagine è decorativa o meno, se inserire o meno un testo alternativo. Comunque c'è la possibilità di lasciare l'alt vuoto. Poi Cosimo Paladini dice: alla luce di quanto descritto, non è dannoso l'uso di strumenti automatici se mettono. Esatto, quello che dicevo prima. Lo strumento automatico può anche andare bene, qualsiasi strumento sia. Potete usare quello che volete. La cosa importante è capire il funzionamento. Per cui, se uno strumento automatico fa una generazione di contenuto, per esempio basato sull'intelligenza artificiale, e genera contenuto poco utile rispetto al contesto, allora va comunque rivisto. Per cui non c'è nessuno che potrà fare però il lavoro al 100% per voi. Ecco qui. Questo non dice. Nel caso si necessita di descrizione non sintetica, long desk è in realtà un attributo deprecato. Poi
La stessa immagine può essere associata ad alt, questa non capisco bene la domanda, la stessa immagine può essere associata a alt text diversi. Se l'alt text è corretto, dipende anche dal contesto in cui si inserisce la foto, certo. Quando invece l'immagine è un grafico, cosa è opportuno scrivere? Qua ho risposto alla domanda. Nel caso in cui sia un grafico, si può inserire una breve descrizione del grafico stesso. Per esempio, grafico delle informazioni relative alla pubblicazione di quello che è, per cui breve, e poi invece in un paragrafo, eventualmente sotto o in una tabella, il dettaglio delle informazioni. Poi, un'altra domanda, se l'immagine è relativa a un logo aziendale all'interno di un PDF, si può evitare di mettere il testo alternativo? In realtà sì, possiamo, qui sì, si può decidere se inserirlo o non inserirlo. Se lo inseriamo, però non inseriamo la parola logo. Questo è sicuramente da non fare. Il problema è che si cerca di adempiere alle regole senza fare test di usabilità e non esistono strumenti di testing in grado di valutare la user experience. Se si usa super unit test non significa che sia assolutamente vero. L'accessibilità, lo dico, diciamo, lo dico sempre, lo ribadisco. Purtroppo l'accessibilità al 100% è praticamente impossibile. Perché? Perché ci possono essere utenti con necessità diverse, per cui noi andiamo a coprire determinate necessità. E ne comunque magari dimentichiamo altre, per cui è sempre un percorso di correzione. Allora, innanzitutto bisogna cercare di sviluppare le pagine in modo accessibile, perché ormai si può fare. Abbiamo tutti gli strumenti, oltre alle Bukkake ci sono le WYARIA, c'è stato un intervento dedicato proprio per quanto riguarda le WYARIA, in cui anche ciò che è dinamico può essere reso accessibile. Detto questo, l'accessibilità al 100% è praticamente impossibile, ma solo perché gli utenti possono avere necessità diverse, possono avere sfaccettature diverse, per cui deve essere un percorso di crescita sia dal punto di vista del redattore, ma anche dello sviluppatore. Ultimamente viene fatto lungo di uso di font. Sì, esatto. Spesso diciamo si fa riferimento alle icone. Per cui qui, per quanto riguarda le icone, bisogna l'utilizzo, diciamo, delle immagini generate da font. Bisogna sempre fare in modo che ci sia un'alternativa che venga letta al lettore di schermo. Comunque ci sono tutti gli strumenti per poterlo fare. Per cui possiamo anche decidere sì, di inserire un testo nascosto dedicato o inserire, diciamo, delle label che vengono aggiunte ad hoc. Una domanda, poi, gli accessibili overlays permettono di modificare la dichiarazione di accessibilità? Allora, la dichiarazione di accessibilità la deve fare l'ente predisposto. È questa, diciamo, la modalità per cui chi deve fare la dichiarazione di accessibilità è l'ente. Se poi vengono utilizzati degli strumenti che facilitano la creazione della dichiarazione di accessibilità, ok, però sta sempre è responsabilità dell'ente generare la dichiarazione di accessibilità. Credo di aver risposto a tutte le domande che erano indicate. Spero di essere stato utile, ho cercato di essere il più possibile pratico con alcuni esempi. Bene, sì, sicuramente sì. Vediamo anche i feedback che arrivano in chat. Io vi ringrazio per gli interventi. Abbiamo ancora qualche minuto, quindi invito i partecipanti, se avete qualche domanda proprio dell'ultimissimo minuto, approfittare della disponibilità dei nostri relatori, altrimenti ci possiamo avviare verso la conclusione di questo webinar. Io, Vediamo. se mi permetti, Prego Pasquale, certo. vorrei essere sicuro che abbia detto in più riprese che quello che ho descritto per quanto riguarda i colori non vale soltanto per
tra virgolette, le pagine web di un sito web, ma vale anche per le app e vale anche per i documenti che sono pubblicati nei nostri siti web. Così come in una pagina il contrasto colore, il colore deve essere fruibile anche in un documento, perché se vediamo un documento è come se fosse una pagina web, non è né più e né meno, soltanto cambia il creator e il reader, però poi è la stessa cosa. Anche in questo ambito i colori devono essere utilizzati in maniera consona e quindi affinché siano fruibili da tutti. Grazie Pasquale, credo che nei vostri interventi sia stato molto chiaro quanto dicevi adesso, però hai fatto bene a ribadirlo. E a questo punto, se non ci sono altre domande, io avvierei alla conclusione questo webinar dandovi alcune informazioni di servizio. Vi ricordo che le registrazioni dei webinar, compreso questo, saranno disponibili su EventiPA. Nel primo pomeriggio, i materiali sono tutti online sulla pagina da cui vi siete iscritti. Per quanto riguarda gli attestati, vi dicevo in apertura del webinar, abbiate qualche giorno di pazienza, entro prima di Pasqua il nostro staff proverà a attestare le presenze a tutti e quindi darvi la possibilità di compilare il questionario di gradimento dell'intero ciclo e scaricare l'attestato. Perfetto, oltre ad essere stati esaustivi e aver risposto a tutte le domande, siamo anche perfettamente nei tempi, quindi io direi di avviarci veramente alla conclusione. Ringrazio nuovamente i nostri relatori, ringrazio tutti voi per la partecipazione. Abbiamo avuto un picco di oltre 700 partecipanti, quindi evidentemente questo argomento continua a raccogliere il vostro interesse e direi che possiamo chiudere la sessione. Auguro a tutti buon proseguimento di giornata e buona Pasqua. Arrivederci a tutti. Buona giornata.